Ci è sembrato interessante aderire a questa proposta, innanzitutto perché il basilico, il pesto DOP, quindi prodotto tipico della Liguria, qualcosa che loro abitualmente mangiano tutti i giorni e comunque conoscono bene, hanno creato aspettativa su questo evento, quindi erano in attesa. Anche la Compagnia del Piccione con i loro racconti hanno creato un po' questa magia che poi si è riversata nel lavoro fatto qui in laboratorio con il pesto, quindi i bambini hanno capito manualmente come si arrivava a gestire un po' tutta una serie di materie prime per arrivare a quello che è il prodotto finito. Sono molto entusiasti i bambini. Per i bambini, soprattutto in questa età, si apprende più facilmente facendo, perciò il fatto di poter provare, di poter sperimentare, di utilizzare gli alimenti, sentirne i profumi, perciò usarne tutti i cinque sensi, per loro è fondamentale. Questo li avvicina anche ad alcuni alimenti che loro in realtà magari non vogliono assaggiare quando sono in famiglia, ma in gruppo, facendolo con i compagni, poi si fanno forza e magari riescono a mangiare cose che solitamente non mangerebbero. Sono arrivati con il mortaio pieno di basilico e alla fine pestando si sono ritrovati con un ciccinino di pesto e quindi si sono resi conto che comunque c'è una lavorazione dietro di un prodotto che poi viene finito. È anche un modo per valorizzare la tradizione, perché all'inizio del laboratorio si parte sempre chiedendo chi ha già fatto il pesto, perché magari essendo in Liguria le nonne, le mamme un po' più tradizionaliste lo fanno col pestello e col mortaio, però è possibile farlo anche con il frullatore. Ed è un po' più divertente farlo col pestello, quello sicuramente ci vuole più tempo, però è importante capire che la tradizione del pesto è una tradizione di lunga data e che quindi da generazioni indietro è un piatto che si ripropone sempre, sempre di più.